Ho aspirato il grosso della muffa con un aspirapolvere. Si è tolto quasi tutto, penso di aver risolto. Ciao, sono Giuseppe e questa è la nostra pillola antimuffa e sono abbastanza terrorizzato dall'argomento che sto per trattare, ovvero la pratica, per fortuna non molto diffusa, ma applicata da qualcuno perché mi è stata raccontata da clienti di Basta Muffa, di rimuovere la muffa aspirandola. Perché dovete sapere che a un certo punto, quando la muffa diventa molto spugnosa e anche a rilievo, comincia a fare paura, soprattutto quando magari si annida dietro gli armadi o nei punti che non andiamo a controllare tutti i giorni e che non ci passiamo il classico straccio con candeggina. E quindi è pensiero di qualcuno che magari, per non toccare una cosa che non reputiamo igienica, evitiamo di farlo, mandiamo in avanscoperta il nostro fidato aspirapolvere, raccogliamo quello che per noi è uno sporco che potrebbe essere assimilabile come una polvere, e una volta che finisce dentro il sacco dell'aspirapolvere il gioco è fatto. Ecco, purtroppo permettimi di dire che questa è un'altra delle procedure assolutamente da evitare, come usare la carta vetrata sulla muffa, perché quello che tu stai facendo è raccogliere ad altissima velocità delle porzioni di muffa anche consistenti con le loro spore, farle viaggiare dentro questo aspirapolvere che ha comunque un filtro per l'aria e quindi rilascia aria perché deve potersi raffreddare mentre lavora, e quindi tu in realtà stai portando dentro il tuo aspirapolvere della muffa, che di sicuro non è il massimo da maneggiare, ma stai diffondendo le spore della muffa o la muffa stessa ad altissima velocità come la stessi sparando da un cannone. Quindi, se mi posso permettere, se ti ritrovi in una situazione abbastanza complicata, utilizza qualsiasi metodo liquido, chimico, tossico che ti viene in mente, ma non aspirare la muffa, non grattarla con carta vetrata e non solleticarla con uno straccio di stoffa, perché questo permette alla muffa di sopravvivere alla grande e di sicuro non l'hai uccisa, perché ti ricordo che la muffa è un organismo vivente, un fungo, ormai lo sappiamo già, è tra noi da milioni di anni ed è molto più furba di quello che si pensi. Non a caso le muffe sono state anche sparate nei razzi nello spazio per vedere la loro sopravvivenza, e le muffe sono state trovate vicino anche a delle centrali nucleari con fuoriuscite, potete immaginare dove. Quindi abbiamo a che fare con un organismo molto semplice ma molto tenace, e di sicuro non basterà strofinarlo o aspirarlo per neutralizzarlo. Quindi prestate la massima attenzione e ovviamente, se hai trovato utile questo video, lascia un mi piace, condividilo, commenta e, se ti fa piacere, iscriviti al nostro canale in modo da poter produrre ancora tante altre pillole antimuffa. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao da Giuseppe e basta muffa.